l'Italia era uno dei paesi già nel 2019 tra i primi per attacchi ransomware e in cui la pressione degli attacchi informatici era già estremamente elevata. In questa fretta noi ci siamo esposti pesantemente, noi tutte le aziende sono esposte a delle minacce naturalmente non previste precedentemente e purtroppo neanche gestite. Gli incidenti informatici durante il lockdown sono aumentati. Siamo perennemente connessi oggi, sia nella vita privata e così anche nella vita professionale. Gestiamo tutto con le applicazioni. App è il termine più ricorrente nei nostri discorsi. Facciamo qualunque cosa con le app. Abbiamo inserito sempre più tecnologia nelle infrastrutture di rete e quindi gli attacchi si sono moltiplicati. Hanno iniziato a crearsi le botnet, quindi una reti virtuali di PC infetti da cui gli attaccanti lanciavano i loro attacchi. La grossa differenza tra una minaccia avanzata persistente, un ransomware e un virus sta proprio nella soglia di rilevazione. Un virus nasce sapendo che verrà prima o poi intercettato tramite una signature e da quel punto in poi si andrà a ripulire tutti i PC che sono stati infettati. Lo scopo della minaccia avanzata persistente del ransomware è proprio quello di spostare in là la soglia di rilevazione, perché per ogni giorno in più che si sposta in là la soglia di rilevazione sono soldi in più che io attaccante appunto faccio. Un altro problema da non sottovalutare sono poi è quello della gestione delle credenziali. Queste minacce, appunto i ransomware a cui stiamo dedicando molto tempo, sono minacce che usano vettori multipli per inserirsi all'interno delle infrastrutture di rete e un livello di sicurezza unico, fatto da un unico strato virtuale, consentitemi il termine, non è sufficiente per poter andare a bloccare queste minacce. Un secondo strato di apt blocking, quindi di blocco delle minacce avanzate persistenti. E infine uno strato dedicato alla threat detection and response, quindi totalmente focalizzato sull'endpoint, una difesa totale che noi chiamiamo total security.